Un nuovo patto tra territorio e aziende idroelettriche è la proposta lanciata oggi nel corso del convegno svoltosi a Sondrio presso la sala della PFP Valtellina, organizzato dai sindacati elettrici di CGL e CISL. 500 gli addetti del settore in provincia di Sondrio, negli anni 90 erano 1000 in più. La tecnologia anche in questo campo ha fatto sentire i suoi effetti sull'occupazione. Per questo si sta lavorando a un nuovo accordo nel quadro più ampio del rinnovo delle concessioni idroelettriche. Le ultime scadranno nel 2029. Stimolare un confronto tra istituzioni locali e concessionari sul tema dello sfruttamento del territorio ai fini idroelettrici e che possano uscire anche spunti interessanti su quello che dal nostro punto di vista dovrebbe essere un nuovo anche possibile patto per il territorio nei prossimi anni da un punto di vista della compensazione che queste aziende potrebbero dare dovrebbero dare appunto al territorio. Il patto naturalmente ha l'obiettivo di mettere in comunicazione i soggetti produttori di elettricità, le istituzioni e naturalmente le organizzazioni sindacali per comunicare tra di loro e sviluppare delle idee nuove. Vorremmo assolutamente uscire da quello che è il mero scambio economico per andare incontro a nuove forme di scambio che abbiano un impatto territoriale importante. Trasformare la Valtellina in una Smart Valley, creare un centro di formazione del comparto elettrico, queste alcune proposte lanciate durante il convegno al quale hanno preso parte l'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori, il presidente della provincia Luca Dalla Bitta, l'amministratore delegato di A2A Valerio Camerano, il responsabile Operation e Maintenance Idro di Enel Green Power Area Nord Paolo Tartaglia, il direttore idroelettrico e rinnovabili di Edison Marco Stangalino e Stefano Besseghini, presidente dell'Authority di Energia, Reti e Ambiente. Il nostro obiettivo è quello che una risorsa così importante come l'acqua, come le dighe, come l'idroelettrico, e in particolare per la Lombardia che produce il 25% dell'idroelettrico nazionale e la Valtellina, la provincia di Sondrio, il 13%, devono avere un ruolo sul rinnovo delle concessioni che lascia sui territori che ospitano queste grandi dighe la maggior parte dei benefici. Noi oggi in Valtellina abbiamo ad esempio delle concessioni che sono scadute, che stanno andando avanti a produrre energia attraverso il pagamento di canoni aggiuntivi per i quali peraltro c'è un contenzioso. La Regione Lombardia oggi aspetta qualcosa come 37 milioni di euro di canoni aggiuntivi. Abbiamo ribadito oggi con la nostra presenza qui la volontà di proseguire la nostra attività industriale, di dialogo con il territorio, di attenzione all'occupazione e agli investimenti, ma anche la nostra volontà, la nostra capacità di essere pronti a gestire la nuova fase che si aprirà. Sappiamo che alcune concessioni sono scadute, è importante affrontare questo tema, però con grande attenzione alla continuità, al futuro, alla sicurezza di questo territorio. Quindi c'è una lunga tradizione che è iniziata nel 1906 e il nostro auspicio è di continuare questa alleanza.